nulla pensate in questo video. Io voglio solamente mostrarvi UbiOS, UbiO mi riposa con le famiglie, non so se in Russia e plus precisamente in Karelia, visto essere parte di Russia che confina con le Finlandia. Io mi trovo prossimo al lago. Poco del panorama. Non potete vedere alle compressioni che nota. E ancora io. Le nomine di questo lago è Sund Osero. Osero significa lago e Sund. Io immagino questo essere le nomine originari dell'acqua, questo è un region che esseva parte di Finlandia. Sund non suona molto finnese, ma quasi certamente questo è una parola svedese. Le acque sono molto pulite, allora non potete vederle le fondo. Hic il ha un poco di plantas e petras, ma ibi le è completamente sablose. Questo è un placer pur a promenare a Natar. E questo è un lago abbastanza grande, non grandissimo, ma un po' te vedere che illo è grande, il ha alcun insulettas su illo e vos potete vedere le case ibi gialne, il ha plure de illos. E nos vive in un de illos. Nos ha rentate un casa pro 8 personas, nos es 8 de facto, e nos ha le colazion, le gentaculo includite in le servizio, e opzionalmente il ha un restaurante, ubi un pote haber pranzo e cena. Il non ha molte altre alternativas de facto, perché il ha solamente un parve villaggio che io ancora non ho visitato. Io non sape se il ha altri ristoranti ibi, se il ha botecas, ma quasi certamente non. Questo sembra essere un region molto rurale. Ma io volevo parlare un poco del casa, le casa ubi non vive è fatte di ligno, ma io vi mostrarò le case. Questo è la casa. Gli fa un bagno con duscia, in camera, la sala di pranzo con forno a microondas, un parve balcone, le scale si porta al secondo piano, ha una grande finestra, ecco, molto luminosa, infortunatamente le tempere non sono tanto belle, questo è una camera, tutto è del ligno, l'armadio, il letto e le altre camere sono abbastanza simili a questo. Sempre con finestra e con le importantissime reti, così che le mosquitos non va a mangiarlos. E nos va ai cascatas. Non potevo dire le ruito, non so se il medio del foreste. E nos es ai cascatas. Il percorso continua a rettare.
homines prehistoric construiva iste turres, certamente isto deve essere assi. Le die non es molto belle, il pa pure nubes, ma nonostante isto il pa lure turistas. E anche un persona che non osserva le regole di sicurezza. Un monumento di guerra. E in questa regione della Russia usa due lingue, le russo e le finnese. Io esce il museo, mi fa pure fotografie e riproduzione di animale. Io suppone questo stesso animale che se va via e se va imbalsamate e conservato in questa maniera. Vedete fotografie delle piante, tipi di lignos, di ligno. Objectos de artisan local. E non si vede le stagioni, le Carelia, le Iberne, stress, autunno, le primavera e le estate. E il grafico Hick dice che l'estate è di 70 dies, l'autunno di 82 dies, l'inverno di 121 dies, la primavera 92 dies. Il pro leschi ama le insectos e come potete vedere le collezioni di insectos conservate, molte farfallas. Come si chiama questo insetto? In italiano è questa libellula. Scarabeus, io credo. Cavalletto, forse. I grilli. Cavalletto. Un enorme insetto del ligno. Questo è l'arte. E le souvenirs non potete mancare. Tutto questo è di ligno. Molto bello. E queste sono le bosco, le foreste. Il ha moltissime piante di mirtillo, ma infortunatamente il aveva poco di pluvia nel periodo quando le piante cresceva, allora il ha quasi nulla frutto. Questo è un altro lago circondato per le bosco, le foreste. Questo è più parve che le prime, ma comunque abbastanza grande. Io esco nelle foreste e ha un poco
de sol, e mi piace molto quando il ha de sol nelle foreste, perché il sempre crea effetti interessanti. Ancora un poco di foreste con le sole.